consigliere Lega in regione per un breve saluto. Chiedo a tutti di essere brevi perché fra poco il capitano sarà qui con noi. Grazie a voi per questa splendida piazza questa sera. A poche centinaia di metri da qui c'è un'altra piazza, quella delle sardine del PD, che vorrebbe impedire di parlarci. Ecco, io credo che ognuno è libero di stare nella piazza che sceglie, però ho delle domande. Dove erano le sardine del PD quando l'amministrazione regionale in questa legislatura chiudeva 13 ospedali di questo territorio? Dove erano le sardine del PD quando i cittadini marchigiani erano mortificati per prendere un appuntamento al CUP, stavano le ore al telefono per sentirsi dire che poi non riuscivano e dovevano andare di persona? Dove erano le sardine del PD quando la sanità veniva regalata e svenduta ai privati, creando mobilità passiva che finanzia le altre regioni e costringendo i marchigiani ad andare in Veneto e Lombardia, dove la sanità la sanno gestire? Un'altra domanda vorrei chiedere alle sardine del PD: dove erano quando in una notte il governo con un decreto ha cancellato Banca Marche e questi amministratori della sinistra marchigiana applaudivano quel decreto? Quella è stata un tradimento vero di questo popolo marchigiano, che ha perso in una notte quasi 1,5 miliardi di risparmi privati tra famiglie e imprese. Ed inoltre oggi quel recupero ci costa 6 miliardi di euro per rifornare le persone che hanno perso il denaro. Da quel giorno le imprese nelle Marche sono state messe in ginocchio dalla stretta creditizia, e tutto questo nel silenzio assordante degli amministratori regionali che, per difendere gli amici degli amici, hanno dovuto anche applaudire alla chiusura del più grande istituto delle Marche, che oggi ancora fa pagare le sue conseguenze. Dove erano gli amici delle sardine, amici del PD, quando questa economia veniva messa in ginocchio? Pensate che negli ultimi anni la maggior parte dei cittadini marchigiani si sta iscrivendo all'AIRE, la gran parte dei giovani, 42.000 studenti universitari marchigiani, 13.000 vanno a studiare fuori regione e non tornano più qua. Siamo di fronte a una delle più grandi emigrazioni giovanili mai viste dal dopoguerra, e molti di voi lo sanno quanti giovani, quanti nipoti stanno andando via per trovare il loro futuro. Noi dobbiamo garantire che ci sia un futuro qua, non altrove. Dove erano le sardine del PD quando chiudevano l'Ocean, quando chiudevano Mercatone 1, quando chiudevano Berloni Cucine? Abbiamo visto soltanto qualche timida foto e non c'è stato nessuno che ha preso in mano queste vicende, come dovrebbe fare un governatore delle Marche, portarle avanti con convinzione, non andare a fare le foto davanti ai gruppi dei dipendenti. Queste imprese sono in crisi totale, abbiamo visto solo delle foto. Chiudo dicendo soltanto questo: qui c'è un popolo che ha voglia di cambiamento e crede nel futuro, dall'altra parte c'è un popolo che è contro qualcosa e contro qualcuno. Questa è la differenza, e noi dobbiamo essere all'altezza di questa aspettativa e garantire ai marchigiani il futuro che si meritano. Da qui inizia il buon governo del centrodestra. Grazie a tutti voi.